Benvenuti su New Insurance, la trasmissione di Le Fonti TV. In questa puntata parliamo dei nuovi rischi dell'era digitale e ne parliamo con Luca Franzi De Luca, presidente di AIBA, e con Carlo Marietti, amministratore delegato di Vers PRN. Benvenuti. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a voi. I nuovi rischi dell'era digitale, perché adesso con tutte le connessioni che ci sono è sempre più veloci e sempre più numerose che ci sono sia tra le persone ma anche soprattutto adesso anche tra gli oggetti, tra le cose, perché si entra un po' nell'epoca dell'internet delle cose, quindi dell'IoT, crescono proprio tutti i rischi che sono collegati alla sicurezza. Il cyber risk diventa un rischio molto importante che caratterizzerà un po' gli anni a venire e quindi è un rischio che deve essere tenuto sotto controllo. E poi a parte questo c'è anche tutta l'analisi dei dati che possono essere utilizzati anche in maniera non corretta e quindi tutti i rischi che possono derivare anche da operazioni di terrorismo illecite e quindi in un'epoca, diciamo, dove la tecnologia sta avanzando fortemente ci sono numerosissimi rischi che poi dall'informatica possono anche allargarsi ad altri ambienti, ad altri settori. Bene, ma vediamo un po' quali sono i rischi emergenti nel processo di digitalizzazione. Prego Marietti. Volentieri. Ma direi che l'evoluzione negli ultimi anni è soprattutto incentrata su un fatto, che si passa dall'esigenza o dalla consapevolezza di proteggere i propri dati da parte delle aziende verso una dimensione, una situazione in cui occorre proteggere anche, se non soprattutto, i dati che sono affidati alla gestione dell'azienda stessa. Quindi si passa da una logica che cronologicamente ha investito la preoccupazione, diciamo, di un rischio property, sostanzialmente, verso una dimensione di protezione anche della propria responsabilità nei confronti dell'esterno, nei confronti dei dati. Fenomeno aiutato anche dall'evoluzione della normativa e dal susseguirsi delle leggi sulla privacy, nonché dal GDPR che è entrato in vigore un po' meno di un anno fa e che direi per la prima volta ha messo un po' tutti di fronte alla necessità di porsi delle domande, in uno scenario in cui l'argomento era abbastanza al di fuori del dibattito. Anche perché la consapevolezza di dover proteggere i propri dati ha portato spesso anche alle difficoltà di ammettere difficoltà nell'operazione di gestione dei dati stessi e anche ad ammettere con grande ritrosia tutte le fattispecie e le situazioni di violazione che in realtà sono state numerose e in qualche caso drammatiche già negli anni scorsi. Quindi protezione dei dati, però ci sono anche molti altri rischi. Ah, sì, allora se vogliamo vedere il tema del rischio cyber nella sua accezione più ampia, in realtà non possiamo dimenticare che le aziende stanno modificando i processi produttivi, ad esempio, proprio in funzione di quelle che sono le opportunità che la tecnologia oggi mette a disposizione. Quindi stiamo proprio assistendo a quello che è un processo di digitalizzazione delle attività delle aziende, vogliono essere produttive tanto quanto dei servizi. E lì si pone un nuovo problema, vale a dire quello che il cosiddetto silent cyber risk, ovvero la minaccia per quanto riguarda, diciamo, l'azienda più nel suo aspetto fisico, vuol dire il danno che le aziende possano subire perché il software che governa i processi può andare in default e quindi si può creare un evento materiale diretto, un incendio per fare un esempio, che oggi il mercato assicurativo tende ad escludere in funzione del fatto che può avere un'origine da ricercarsi proprio in quello che è il rischio cyber nel senso più stretto. Ora, quindi noi affrontiamo non tanto e non solo il problema che giustamente il collega Marietti ha evidenziato, vale a dire tutto il tema dei dati, del furto dei dati, del danno da responsabilità derivante dal dato, dal danno indiretto derivante dal malfunzionamento doloso o meno dei sistemi a governo dei processi, ma assistiamo anche a un problema di quella che è la corretta tutela da parte delle imprese, di quelli che erano i rischi tradizionalmente, diciamo, riconosciuti come noti, vale a dire l'incendio, il danno materiale diretto anche
anche in termini di responsabilità civile, che se ha un'origine cyber rischia o tendenzialmente viene escluso dal mercato assicurativo, così ampliando moltissimo quello che è il gap di copertura che oggi le imprese hanno. Se poi lo vogliamo vedere anche sotto la forma della ricaduta sui livelli occupazionali, beh, vediamo che a questo punto abbiamo un ulteriore problema che è riferibile al tema dello stress, quindi delle malattie psichiatriche che non trovano una facile copertura nel mercato assicurativo, ma che sono una naturale conseguenza di quella che è un'evoluzione tecnologica di cui noi oggi percepiamo forse il passato, perché non siamo, perlomeno parlo per me, sufficientemente avvezzi dal comprendere quelle che sono le potenzialità reali. E poi, ritornando al rischio di interruzione dell'attività produttiva, questo può avere anche delle ripercussioni non solo sull'azienda ma anche su tanti altri soggetti che sono collegati, tante altre aziende che possono essere collegate a quella, e quindi anche dal punto di vista assicurativo va visto in una visione un po' più ampia. Beh, dal punto di vista assicurativo, come diceva il Presidente Franzi, occorre sicuramente, ancor più che in passato, una regia o perlomeno una consapevolezza più approfondita da parte dell'azienda sui propri strumenti assicurativi, laddove spesso il rischio è di ricadere negli estremismi che sempre hanno contraddistinto un po' il mercato assicurativo italiano, no? Cioè una pletora di aziende che non si pongono il problema per niente, o che ritengono che lo strumento assicurativo sia l'unico approccio possibile, dimenticando l'ovvietà che lo strumento assicurativo ha molte virtù, ma non quella di evitare il verificarsi di un danno. E quindi occorre un dialogo sicuramente stretto e importante tra i responsabili delle politiche assicurative e un'attività di risk assessment e di risk management anche nel settore specifico che ancora il mercato fa fatica in questo momento a implementare. Del resto è una fatica tradizionale, no? Nel senso che il mercato dei rischi diretti è abbastanza bloccato in Italia da decenni. Io faccio questo lavoro da 30 anni e da 30 anni mi sento dire che sicuramente siamo alle vigilia di un'esplosione dell'interesse nei confronti delle coperture assicurative aziendali. Così non è, i numeri parlano in maniera estremamente chiara, sono condizionati anche dalla crisi economica in atto che non aiuta l'imprenditore a considerare volentieri investimenti sul settore assicurativo, è un mercato eccessivamente soft, secondo me, figlio di un'involuzione della filosofia di gestione del business assicurativo che sta passando dall'essere un'attività di medio-lungo termine, anzi di lungo termine, a un'attività di medio-breve, con le conseguenze anche sulla implementazione di strumenti assicurativi innovativi o cosiddetti tali, che spesso mirano semplicemente a risolvere un problema contingente di natura commerciale delle compagnie di assicurazioni e non riservano il tempo sufficiente per un'analisi un po' approfondita con la clientela. Per cui magari bisognerebbe fare una distinzione tra aziende più grandi e aziende più piccole, perché probabilmente le aziende più grandi magari si stanno attrezzando di più per poter affrontare da un punto di vista anche assicurativo questi rischi informatici. Diciamo che le aziende più grandi certamente rispondono anche ha un consiglio d'amministrazione che magari deve rispondere del proprio operato all'assemblea degli azionisti, quindi oggi trascurare il cosiddetto rischio cyber nell'associazione più ampia, a mio modo di vedere, è diventato pressoché impossibile. Che però lo si affronti in maniera così concreta e così attenta come il rischio meriterebbe, noi non possiamo dimenticare che oggi gli hacker sono entrati alla CIA, all'FBI, nella posta privata di Obama, cioè oggi proteggersi da quelli che sono gli effetti soprattutto dell'hackeraggio al 100% è praticamente impossibile. Sì. E quindi diciamo che sicuramente c'è una maggiore sensibilità per le aziende maggiormente strutturate che devono rispondere anche da un punto di vista di responsabilità degli amministratori, forse non c'è la medesima sensibilità invece per quanto riguarda le piccole e medie imprese che poi
sono sempre, diciamo, il tessuto economico, la spina dorsale dell'economia della nostra nazione. Quindi grandi passi avanti da quel punto di vista. Io condivido quello che dice Carlo Marietti, debbono essere fatti in una logica di binomio tra prevenzione e protezione, dove l'assenza di un sinistro non vuol dire che la copertura assicurativa non è efficace in una logica di tutela del benessere prospettico dell'azienda da un punto di vista di longevità. Ecco, probabilmente da questo punto di vista ci vorrebbe un po' più dialogo tra la compagnia di assicurazione, tra l'assicurazione, diciamo, e l'azienda, e magari anche partecipare di più nel business dell'azienda. Ma il dialogo fra i due soggetti è una necessità assoluta, e qui abbiamo l'ambizione o la presunzione di pensare che il ruolo del broker possa essere fondamentale da questo punto di vista, no? Per aiutare a interloquire fra due soggetti che ancora troppo spesso parlano due linguaggi diversi. Perché in realtà, anche se esaminiamo i wording delle polizze attualmente disponibili sul mercato, penso che anche Luca Franzi possa condividere il fatto che non sono di facilissima comprensione, di facilissima lettura, anche perché spesso sono originate da una traduzione di testi nati e testati in sistemi giuridici differenti dal nostro, per cui il rischio di ripetere l'esperienza che nei primi anni è stata molto faticosa e difficile dei wording contrattuali delle polizze D&O, nate in sistemi giuridici completamente differenti dal nostro, sistema codicistico, dove il broker stesso era in grandissima difficoltà ad assistere il cliente e fare da interprete, diciamo così, fra le due componenti, gli assicuratori e la potenziale utenza. Quindi il broker si porrebbe come una figura, diciamo, di traduzione di linguaggio dall'assicurazione e viceversa. Ma più che traduttore di linguaggio, il broker è una figura che interviene nel favorire un dialogo costruttivo. Le esigenze del cliente non necessariamente possono essere integralmente soddisfatte da una compagnia di assicurazione, quindi è importante che esista una chiarezza e che alla fine venga individuata una soluzione che risponda all'esigenza del cliente, il quale però è consapevole del fatto che quella soluzione non può soddisfare al 100%, qualora questa fosse l'idea, l'esigenza del trasferimento del rischio. Quando si parlava di wording, io mi sono dilettato nella lettura di 5 wording cyber risk e, nonostante legga polizze da 30 anni, non ne ho capito neanche uno, cioè non sono riuscito ad arrivare in fondo, perché la complessità della materia, cyber risk è estremamente complesso, unito alla, diciamo, complessità del lessico assicurativo, complicato da quello che deve essere un'interazione logica tra le due cose, fa sì che un wording cyber risk oggi, a meno che non venga scritto appositamente dal broker, quindi un ruolo che di nuovo torna fondamentale nella garanzia di una corretta comprensione dei termini contrattuali, oppure rischia di essere talmente complesso che poi in caso di sinistro vada ad alimentare quella diffidenza endemica che già tristemente ancora troppo caratterizza il rapporto assicurato-assicuratore. Quindi, anziché entrare in una logica di partnership, si entra in una logica di conflittualità, perché la copertura non ha svolto, diciamo, quella che era la funzione che ci si attendeva. Parlava prima il collega Marietti del mercato soft, questo è un ulteriore elemento che crea delle ulteriori preoccupazioni, perché in un mercato soft la ricerca del prezzo è sempre, diciamo, molto primaria rispetto a quella che è la ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo, che proprio è il broker che, con la sua attività di profondo conoscitore di mercati, di esigenze dei clienti, di esigenze del mercato assicurativo, è in grado di garantire. Quindi in ogni caso anche questi contratti andrebbero molto personalizzati a seconda del tipo di azienda? Andrebbero molto personalizzati, ma questo lo possiamo dire, credo, dal punto di vista teorico per qualunque contratto di assicurazione. Il problema è che il mercato sta andando verso direzioni opposte. Il mercato sta andando verso una ricerca di standardizzazione il più possibile per una serie molteplice di ragioni che noi broker tendenzialmente non condividiamo, evidentemente, perché facciamo della capacità o possibilità di contribuire alla personalizzazione uno degli obiettivi primari della nostra attività, del nostro supporto al cliente. Oltretutto, non dimentichiamo che in Italia la spina dorsale dell'economia, si dice sempre che è rappresentata dalla PMI,
PMI ha dimensioni non facili da individuare a seconda, cambia a seconda dei tavoli a cui si è seduti, ma certamente la PMI in Italia è una realtà che in pochissimi casi annovera all'interno del rango dell'azienda degli specialisti di risk assessment o risk management, che è la prima riflessione che si dovrebbe fare prima di mettere mano allo strumento assicurativo, in maniera di poterlo in qualche modo adattare alle esigenze specifiche dell'azienda. Spesso, come dicevo prima, la realtà è rappresentata da aziende che o non si pongono il problema del rischio in genere o pensano di poterlo risolvere senza questa fase intermedia di riflessione con l'acquisto di uno strumento assicurativo, che oltretutto, se non personalizzato, rende ancora più difficile il raggiungimento dell'obiettivo. Ecco, perché infatti prima Franzi De Luca diceva che appunto sono le grandi imprese quelle più sensibili, mentre le piccole e medie imprese, certo, che è un mercato che le assicurazioni vorrebbero avere, insomma ci stanno puntando, però sono quelle che comunque sono più distanti. Diciamo che soffrono certamente di più rispetto alle grandi aziende, perché a livello individuale non rappresentano il cliente target, ma lo rappresentano a livello collettivo. Quindi le PMI sicuramente è un settore di grandissimo interesse strategico per il mercato assicurativo, ma non dimentichiamoci che anche le nuove norme sulla distribuzione, le famose IDD, prevedono una linea di demarcazione netta tra quelle che sono le aziende piccole e il retail e quelle che sono le grosse aziende, con, diciamo, una previsione di gestione differenziata del rapporto anche in termini di offerta da parte del mercato assicurativo. Anche quindi le nuove norme sulla distribuzione porteranno alla standardizzazione, a clusterizzare il cliente in funzione di bisogni considerati standard, che per il broker è quasi un termine inaccettabile, la standardizzazione dell'approccio nei confronti del proprio cliente, perché noi rivendichiamo quella che è proprio la valorizzazione dell'individualità del cliente nell'ambito di quelli che sono i suoi bisogni. Non riusciamo a ricondurlo, se non per macro linee, a quello che è un settore standard, e quindi certamente oggi la fascia retail, nella quale viene anche inserita una gran parte delle PMI, subisce quell'effetto standardizzazione che, come ricordava prima correttamente Carlo Marietti, non va in una direzione di ampliamento della copertura, ma forse si può anche ritenere che vada in una direzione opposta, quella di una livellazione della copertura su quelli che sono dei bisogni minimi. Quindi, se volessimo concludere con la necessità di un'offerta allargata, dicendo in poche parole, perché ormai siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, cosa possiamo dire? Che una direzione auspicabile quale potrebbe essere, visto che voi conoscete bene, avete il contatto proprio con il mercato? Io credo che c'è anche una sfida per i broker, che è quella di cercare di aiutare il mercato ad andare verso degli strumenti più efficaci, nel senso di prima di tutto più comprensibili. Quindi anche uno sforzo da parte nostra, che siamo interpreti della voce della clientela, di avere la capacità e la forza in qualche caso di sederci al tavolo con gli assicuratori e vedere di cominciare a selezionare delle soluzioni che siano di più facile comprensione e applicabilità rispetto a quelle che attualmente sono sul mercato. Poi ci sono delle virtuose eccezioni, per l'amor del cielo, ma quasi tutte sono esito di una riflessione a quattro mani tra azienda e assicuratore, e nella maggior parte dei casi grazie anche al contributo del broker. Bene, Franzi. Ma io vorrei dire che in realtà oggi il cliente ha il diritto di rivendicare dal mercato assicurativo il livello di protezione che richiede. Poi è da vedere se questo rientra nell'ambito delle politiche assuntive o meno, ma certamente il cliente deve ribellarsi a quello che è un tentativo di andare a individuare il bisogno in una logica, come diceva per l'appunto prima, standard. AIBA rappresenta l'80% dell'intermediazione del mondo del brokeraggio, e quindi noi proprio come associazione stiamo lavorando in maniera tale da far diventare l'AIBA una sorta di marketplace dove tutte le esigenze che i 1150 broker che aderiscono all'AIBA possano essere rappresentate nei confronti del mercato, spingendo il mercato ad andare oltre rispetto a quella che è l'offerta di oggi, che a nostro modo di vedere non può essere ritenuta totalmente soddisfacente. Bene, grazie, siamo giunti al termine della nostra puntata. Ringrazio molto i nostri ospiti Luca Franzi De Luca e Carlo Marietti, e arrivederci a tutti alla prossima puntata.